Per costruire le nuove linee metropolitane milanesi occorrono ingenti finanziamenti e in prospettiva l'aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici sarà necessario e inevitabile. L'assessore Pier Francesco Marana ha dichiarato che la nuova linea 5 del metrò che già pesa sulle casse comunali per 39 milioni di euro, quando verrà ultimata costerà 100 milioni di euro all'anno e verrà ripagata tra 26 anni, solo nel 2040. La lilla che verrà completata dopo l'Expo ha un costo di un miliardo e mezzo di euro. Il prolungamento a Monza della linea 1 costerà 205 milioni. La nuovissima linea 4, da San Cristoforo a Linate, pronte due stazioni nel 2015 e tutto il resto nel 2020, raggiungerà la cifra di un miliardo e 700 milioni. Palazzo Marino deve mettere il denaro che non arriva più da parte dello Stato e il futuro, così non reggerà, secondo l'assessore Maran. Nel 2010 il contratto di servizio con ATM per gestire i trasporti costava 600 milioni all'anno. Con l'importo derivante dalle tariffe e i 300 milioni che giungevano dallo Stato si finiva in pareggio. Oggi invece il contratto costa 700 milioni e da Roma arrivano solo 285 milioni di euro. Morale: o il governo mette mano alla questione, oppure i milanesi dovranno mettere mano ancora al portafoglio. Forse da settembre del prossimo anno il biglietto aumenterà di 20 centesimi, da 1,5 euro e mezzo a 1,70 euro. E 70, anche se il sindaco Pisapia vuole tentare di evitare un nuovo esborso per gli utilizzatori dei mezzi pubblici, sulla base dei documenti nelle mani dell'assessore Balzani, l'incremento però appare quasi scontato. Alla luce di tutto questo il possibile matrimonio tra ATM e Trenord diventa sempre più possibile. ATM significa 9.300 dipendenti e 2.300.000 viaggiatori al giorno. Trenord 4.200 dipendenti e 670.000 passeggeri. Questa fusione societaria potrebbe portare vantaggi. Grazie ad alcuni accorpamenti i costi diminuirebbero facendo risparmiare parecchi soldi. Ovviamente nella partita ci sarà anche la regione Lombardia.